Ciao Pino, ciao Raffaella, ciao a tutti i nostri telespettatori. La musica nei locali, musica che può cambiare le nostre dinamiche di vita, sì. Alcuni hanno fatto la domanda inerente ai DJ. I DJ sono degli artisti a pieno titolo, non sono quelle persone che mettono la loro USB o la loro, il loro hard disk o i loro CD o addirittura quelli di vecchio stampo che ancora lavorano con i giradischi. Sono degli artisti, non sono le persone che ascoltano la musica. Io ho un giradischi a casa, metto il mio disco e ascolto in una buona qualità musica di oggi e anche di altri tempi. Ma non vuol dire che io sto facendo il DJ. I DJ hanno una cultura musicale che va al di là di qualsiasi altro musicista, in quanto loro hanno nella propria memoria tutti i beat, tutti i tempi, tutte le melodie, tutte le melodie principali e non, di ogni brano conosciuto, non conosciuto, di oggi, di ieri, che lo caratterizza come suo stile da DJ, perché può essere anche un DJ non solo disco, ma può essere anche un DJ R&B, ci può essere anche un DJ jazz, ci può essere anche un DJ che può mescolare e quindi fare un po' di fusion. Anche se il brano non è fusion, lo crea il DJ mettendo insieme i brani o addirittura utilizzando delle barre non solo registrate da se stesso come DJ che ama cantare o ama comunque fare speaker, ma anche con delle barre touch con le quali si può realizzare un brano anche sul momento. Sono degli artisti, sono dei musicisti a tutta regola. Solo che però tante volte noi ci fissiamo sul discorso: io sono diplomato al conservatorio, tu hai fatto la scuola privata, tu invece hai solo amato la musica e quindi poi sei andato di getto. Io preferisco gli ultimi: chi ha amato la musica e poi l'ha seguita, ha seguito quelle orme sane di espressione, di gioia e di espressione, perché il DJ si esprime con quello che mette e fa sentire, o quello che dice. È un mondo fantastico, è un mondo bello, è un mondo dove praticamente ognuno di noi abbiamo dei bisogni specifici. I DJ hanno il bisogno di far sentire la loro playlist, la loro musica, anche inedita, e far arrivare al nostro udito dei colori sonori differenti. Sono alcuni che suonano a palla con grandi sub, altri invece che usano meno sub e più medi. Questo che sto parlando delle vibrazioni, fisica acustica, quindi le vibrazioni più larghe o più strette, quindi quelle gravi, quelle acute, quelle più forti con più vibrazioni, quelle meno forti con meno vibrazioni. Ma questo vuol dire avere un gusto musicale, avere una preparazione, aver fatto un approfondimento dei testi, dei temi musicali in generale che uno vuole proporre, e poi arrivare lì sul palcoscenico, arrivare con un corpo sano, una mente sana, e non pensare invece che si arriva là e poi magari il cocktail di turno ci può aiutare. Quello si può bere per sete, per un piacere, magari si può pensare che in quel modo si fa festa. La festa si fa quando dentro di noi abbiamo quella sana musica, quella sana arte per poter sorridere con altri, con altra, e quindi dire bella, bella sta musica che hai messo. E questo vuol dire anche condividere, vuol dire avvicinarsi alla sfera emotiva dell'altro. Sono delle tematiche veramente forti, profonde, ma credo che avvicinandoci all'estate, avvicinandoci anche ai vecchi ricordi dell'estate, è bene andare a divertirsi, ma è bene anche ritornare a casa. Come siamo partiti?
La musica non è un trascinatore di folle per disperati o per disperare. La musica è una fonte di gioia che deve essere parte fondamentale del nostro essere, della nostra vita, dunque del nostro crescere e del nostro condividere. Quindi la musica non è nulla che noi tante volte associamo al fare i grandi soldi o a fare i grandi showman. Ricordiamoci solo una cosa, che i più grandi artisti erano in posti remoti, facevano la propria musica, vivevano. E poi c'è stato quel passaggio di quel qualcuno che ha sentito quella bellezza, quel particolare. E vi ricordo che qualcuno diceva: da quel villaggio non può venire nulla di buono. E ancora oggi ne parliamo e abbiamo delle indicazioni per vivere, vivere bene e per amare. E avete capito chi è. Una buona serata a tutti e alla prossima puntata. Ciao!